Buongiorno a tutti amici del Lettore Medio, io sono Claudia, oggi sono qui con una nuova recensione. Parliamo infatti di Una porta per ogni cuore, il primo volume della saga Bambini Irrequieti, scritta da Sheena Maguire e pubblicata da Oscar Wilde Mondadori. Questo romanzo era nella mia TBR del Pride Month, visto che la protagonista Nancy è un personaggio ace, quindi asessuale, però questo non è il focus del romanzo, è un romanzo con tinte fantastiche e anche un po' di realismo magico, se vogliamo. Nancy, infatti, è appena tornata da un viaggio durato anni per lei all'interno di un altro mondo, un mondo di defunti. Tornata nel nostro mondo, ovviamente non viene creduta dai suoi parenti e viene quindi mandata in una scuola speciale dove ci sono altri bambini come lei che hanno attraversato delle porte verso altri mondi, mondi fantastici, e fanno fatica a riabituarsi al mondo, diciamo, normale, tra virgolette. Anche la direttrice di questa scuola è un'ex bambina che ha viaggiato attraverso delle porte e quindi accoglie questi ragazzi a braccia aperte. Il romanzo comincia quasi subito con un mistero, anzi con un omicidio. Infatti, uno dei primi personaggi che Nancy incontra all'interno del romanzo viene ritrovato morto con le mani tagliate. Questo è soltanto il primo di una serie di omicidi che avverranno nel giro di pochissime ore all'interno della scuola e ovviamente Nancy è subito tra le prime sospettate, visto che è appena arrivata e quindi sono cominciati questi omicidi. Quindi Nancy, insieme ad altri compagni di scuola, cercherà di capire chi c'è dietro queste morti e quali sono le motivazioni che spingono questa persona a compiere questi atti crudeli e terribili. È un romanzo che mi è piaciuto tantissimo e se devo trovare un difetto subito vi dico che è veramente troppo breve. Io l'ho finito in mezza giornata, sono neanche 200 pagine e scorre veramente che è una meraviglia. Mi sono ritrovata alla fine che avrei voluto sapere molto di più, avrei voluto conoscere molto meglio i personaggi, invece ha dei ritmi super serrati e non ci si ferma un secondo e si ha come l'impressione che appunto si stia facendo una gara, una corsa e insomma si vorrebbe fermare il tempo per sapere molto di più. Il fatto che il romanzo sia soltanto il primo di una saga mi fa ben sperare che nei prossimi volumi avremo questi approfondimenti di cui sentivo veramente il bisogno, anche se devo dire che questa storia in particolare, la storia di Nancy, è abbastanza autoconclusiva, nel senso che comunque alla fine del romanzo, per quanto riguarda lei, mi sono sentita abbastanza soddisfatta del suo arco narrativo, però appunto ci sono ancora tanti interrogativi che riguardano gli altri personaggi presentati nel romanzo e di cui voglio assolutamente sapere i destini, le storie, cosa accadrà. Quindi sono contenta che la saga proseguirà e anzi non vedo l'ora, vorrei che ci fosse già il secondo volume pubblicato per leggerlo subito. Un romanzo quindi assolutamente promosso, mi è piaciuto appunto sia per i ritmi sia per le tematiche, per l'inclusività. Abbiamo anche un personaggio trans oltre a un personaggio asessuale. Abbiamo comunque anche, come dire, una sorta di critica alla società, tra virgolette, dei normali, no? Che non riesce a includere, i bambini che sono in qualche modo al di fuori degli schemi della normalità, sempre tra virgolette, perché la normalità non esiste, è un concetto. E comunque è bello vedere come questi ragazzi che sono stati in qualche modo cacciati dalle loro famiglie per il modo in cui sono stati trasformati dai loro viaggi negli altri mondi, abbiano comunque fatto fronte comune e siano diventati chi più chi meno una famiglia all'interno, di questa scuola. Anche la direttrice è un personaggio super affascinante che appunto purtroppo vediamo poco, ma comunque ho apprezzato tantissimo per il modo in
in cui educa questi ragazzi alla fratellanza, all'amore, al rispetto reciproco e cerca comunque di in qualche modo guidarli verso il futuro, un futuro speranzoso, pur mantenendoli anche con i piedi per terra in qualche modo. Ecco, queste sono tutte tematiche che spero di rivedere in futuro nei prossimi romanzi e che vorrò vedere approfondite. Tra l'altro, la scrittura, devo dire, è stata molto scorrevole, ripeto, l'ho letto in mezza giornata e veramente non me ne sono neanche accorta, quindi questo è sicuramente un pregio della scrittura. Ci sono state delle parti esilaranti, soprattutto nei dialoghi tra i ragazzi della scuola, e veramente avrei potuto ascoltare le loro conversazioni per ore, mi sono piaciuti tantissimo e spero di ritrovarli nei prossimi volumi. È quindi un romanzo che mi sento di consigliare sicuramente ai giovani che amano il fantasy, il realismo magico, anche ai meno giovani in realtà, però ovviamente tenendo in considerazione che è un romanzo breve, molto scorrevole, che parla di tematiche importanti senza però essere pesanti, quindi se cercate una lettura impegnata, questo non è il libro che fa per voi. Invece, se volete una lettura così leggera per svagarvi, che vi intenerisca e che abbia un po' di mistero, questa è la lettura che fa per voi. Mi ha fatto venire un po' in mente La casa sul mare celeste, per il modo in cui i ragazzi interagiscono tra di loro all'interno di questa casa, ma mi ha ricordato anche un pochino Il mare senza stelle, per il modo in cui questi mondi vengono raccontati, anche se non in maniera così approfondita come fa Erin Morgenstern, che è su un altro livello dal punto di vista descrittivo, però questo è un ottimo modo per iniziare magari ad esplorare mondi nuovi, sempre con la speranza che nel prossimo volume ci vengano raccontati in maniera ancora più approfondita. Anzi, perché no, li visitiamo insieme ai personaggi. Detto questo, io vi saluto, vi mando un abbraccio e spero che leggerete questo romanzo perché ne vale assolutamente la pena. Un abbraccio!